Se è vero che Dio è amore, perché nel mondo esiste la sofferenza? È la domanda che tutti abbiamo dentro e che Mariangela Calcagno esprime fin dalle prime righe del suo libro Testimonianza. Sono Rinata Shalom, editrice. Nella Basilica Inferiore di Cascia, alla presenza del cardinale Angelo Comastri, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, di tanti amici, conoscenti e ammiratori giunti anche dalla Puglia, Mariangela ha raccontato la sua testimonianza di donna che si definiva atea, della sofferenza per la perdita del suo fidanzato Luca 4 giorni prima delle nozze e del dolore talmente forte in cui precipita, dolore che la porta all'autodistruzione, nel buio delle tenebre cade nelle mani sbagliate e finisce in una setta satanica, ma Dio, che è misericordioso, la trae dal profondo dello Sheol, facendola passare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Mariangela rinasce, intraprende un nuovo cammino che la porterà a conoscere prima la Madre Celeste Maria e poi la Santa dei casi impossibili, Santa Rita da Cascia. Questo libro mette in luce che chiunque di noi si può perdere la sua vita, può andare all'inferno, a un vero inferno, dove non vedi più né luce, né orizzonte, né speranza, ma c'è la possibilità di aiutare qualunque persona in questa sciagura. La puoi aiutare se sei ricco di Dio. E questo è un motivo bellissimo di speranza per tutti quelli che credono veramente. Che importanza ha la mia vita se devo credere? La tua vita è importantissima perché prima o poi incontri qualcuno che ha bisogno di te. Non mi aspettavo che ci fosse tanta gente così. È solo un piccolo dono che ho voluto dare a tante persone che mi hanno accolto qua a Cascia, innanzitutto il monastero di Cascia, ma la città di Cascia. Quando anni fa mi fu chiesto di fare il libro, sentii che non era il momento. Poi un terremoto ha permesso invece che fosse il momento della rinascita. E quando San Francesco si convertì, no? E lo portarono sulla piazza, il padre tutto arrabbiato, e il vescovo gli disse: perché Dio avrebbe scelto proprio te? E Francesco rispose: perché non ha trovato di peggio sulla terra. Sì, e Dio come ha fatto la stessa cosa? Mi ha scelto, mi ha strappato dagli inferi, non ha trovato di peggio in quel momento. E quindi è stato un convertirmi ogni giorno, è stata una conversione, un incontrare Dio in ogni persona che mi veniva messa accanto.